ringrazio la Biblioteca di Genzano per aver collaborato e averci dato la possibilità di fare questa serie di incontri che cominciano oggi sul pensiero e l'opera di Mario Perniola. Mario Perniola è stato un grande filosofo, scomparso recentemente purtroppo, e che ha pubblicato opere tradotte in tutto il mondo, dall'Oriente all'America Latina, all'America del Nord, e che d'estate, tutte le estati da tantissimi anni, proprio da sempre praticamente, si spostava a Nemi, aveva questa casa sul lago e passava quindi 3 mesi almeno, da metà giugno fino all'inizio di settembre, a metà settembre, da queste parti. Quindi ecco, molti di noi d'estate lo venivano a trovare qua a Nemi, quindi c'è questa relazione diretta col territorio dei castelli romani, e molte dei suoi testi, altre delle sue opere, sono state scritte proprio a Nemi, su un tavolino piccolo, io una volta l'ho anche fotografato, era un tavolino veramente francescano. E quindi abbiamo pensato insieme alla rivista Agama, di cui adesso Caterina e Antonio parleranno, di dare vita a questo ciclo, un piccolo ciclo, sono 5 incontri, uno l'avete già ricevuto online, chi non l'ha ricevuto poi magari può lasciare le mail, lo mandiamo, è su YouTube comunque, nella pagina della rivista Agama, sul canale YouTube di Agama, della rivista Agama, la rivista fondata da Mario Perniola, ed è il primo incontro presentato un po', dove si presenta un po' la traiettoria del pensiero di Perniola, fatto da Enea Bianchi, che è stato un suo collaboratore, che adesso è all'Università di Gallo. Quindi oggi noi abbiamo iniziato insieme a tante associazioni, molte sono qui, le ringrazio, questo cammino di formazione in vista di un festival di filosofia che stiamo cercando di mettere in piedi, con la collaborazione di istituzioni legali, di varie associazioni del territorio, e che pensavamo di poter cominciare a progettare, abbiamo già iniziato a progettarlo, ma insomma di arrivare a una forma già più o meno elaborata fino alla fine dell'anno, e per cui per presentarlo poi opportunamente alle istituzioni locali, ai comuni, eccetera, e quindi metterlo in atto probabilmente nel settembre dell'anno prossimo, se ce la facciamo. Questo festival di filosofia dovrebbe essere un festival dedicato a Mario Perniola, ma ovviamente aperto a tutte le discussioni, le riflessioni che vogliamo, quindi anche prendendo proprio anche dal territorio idee e proposte per poter riflettere secondo quanto il metodo della filosofia ci propone, no? Quindi è un po' un momento di allontanamento dalla realtà e di riflessione profonda. Stasera iniziamo con la conferenza del professor Antonio Manfred dell'Università di Tor Vergata, che presenterà poi bene Caterina, e ci farà l'introduzione anche Caterina Di Rienzo, che è capo redattrice della rivista Agama, fondata da Mario Perniola, e che parlerà adesso della rivista, e presenterà anche il professor Antonio, che ringrazio, a cui passo subito la parola. Grazie Massimo. Buonasera a tutti, come diceva Massimo sono qui in veste di caporedattrice della rivista di Mario Perniola, rivista di estetica e di studi culturali che appunto si chiama Agama. È una rivista insomma che è arrivata ormai, ha superato il ventennale, perché è stata fondata da Mario insieme ad altri studiosi internazionali nel 2000. E quindi ecco, siamo nel 2021, per cui ha già superato i 20 anni di vita, potremmo dire, smentendo quello che Pierre Viraud, un grande poeta del XX secolo, ma anche scultore e pittore, che aveva fondato insieme ad Apollinaire una rivista d'avanguardia che si chiamava SIC, e diceva appunto Viraud che le riviste devono morire giovani. E invece in qualche modo Agama ha raccolto l'eredità intellettuale di questo progetto editoriale, filosofico, culturale che è appunto Agama, fondata da Mario, e infatti nell'anno del ventennale, nel 2020, abbiamo dedicato, ormai erano già passati 2 anni dalla morte, dalla scomparsa purtroppo di Mario, abbiamo dedicato un numero speciale, perché era appunto l'anniversario della rivista, e un numero dedicato a Mario Perniola,
che appunto la particolarità di questa rivista sta nel proporre una nuova sintesi dell'estetica, che la sintesi con la cultura, quindi infatti si chiama Estetica e Studi Culturali, dove però questa nuova sintesi più vasta, insomma, che come dire, declina anche gli oggetti classici dell'estetica come la bellezza, l'arte, appunto però si espande senza rinunciare al proprio taglio teorico, perché poi non è che diventa una teoria della cultura, una critica della cultura, una sociologia culturale, ma appunto ricomprende, porta l'ordine estetico all'interno di una pluralità di rapporti che, diciamo, in una commistione di discorsi che spaziano, che tolgono l'estetica da quella sua collocazione disciplinare, accademica, che fa pensare, una volta avevo riflettuto sul fatto che appunto questa commistione, questa pluralità di rapporti fa pensare a quella che un filosofo esistenzialista, Merleau-Ponty, diceva nell'Elogio della filosofia, parlando della buona ambiguità della filosofia, che è quella di considerare senza restrizioni una pluralità di rapporti, ed è proprio quello che fa Agalma, potremmo dire, proprio per confrontarsi con i mille piani dell'esistente, cercando quelle sfaccettature come dire, dell'identità multidimensionale e complessa dell'uomo contemporaneo. E Mario era così, era un pensatore estremamente sfaccettato, lui stesso si definiva prismico, no? Cioè, un pensiero come un prisma, dove vedevi sempre qualcosa da un'angolatura diversa, vedevi qualcosa di diverso, e quindi è giusto che appunto forse il secondo incontro, diciamo, ma il primo dal vivo che facciamo di questa serie di preparazioni, di introduzioni al pensiero di Mario Brugnola, che insomma è comunque molto complesso, per cui saranno delle linee, delle letture introduttive, ve lo esprimerà il filosofo Antonio Manfreda, che è appunto il direttore della rivista col quale, appunto, vi dicevo, abbiamo raccolto l'eredità di questo progetto così singolare. E Antonio Manfreda, appunto, oltre a essere direttore della rivista Agalma, è anche docente, insegna filosofia teoretica presso l'Università di Tor Vergata, l'Università di Roma Tor Vergata. E da poco è uscito, insomma, chiaramente vi do una sintesi molto essenziale, è uscito di recente un bel volume molto corposo da Quodlibet, L'intimo e l'estraneo, quindi ecco ancora una volta, no, una riproposizione della complessità, no, di un'identità come fa Agalma, come era Mario. E non a caso quello che sentiremo stasera nella relazione di Antonio Manfreda va proprio a toccare uno dei temi, dei libri, dei testi più di maggior successo, tradotto in tutte le lingue, anche in giapponese, che è il Sex Appeal dell'inorganico, che appunto proprio affonda teoreticamente nella complessità dell'identità corporea dell'uomo contemporaneo. E quindi ecco che, insomma, si esprime da tanti punti di vista questo nucleo fondamentale che è l'idea della rivista, poi, di in fondo affrontare la cultura non come un tutto ordinato, gerarchico, dove, no, alla fine siamo anche sottomessi, ma come un campo di lotta dove l'uomo contemporaneo cerca, no, di trovare la comprensione delle proprie sfaccettature. Quindi passo la parola ad Antonio Manfreda e grazie. Io allora sono in questa posizione per cui devo tenere presente la mia destra, soprattutto guardarvi, ma nello stesso tempo non dimenticare la mia destra, ecco, da questa parte devo tendere a destra, soltanto fisicamente, naturalmente. Grazie a Massimo e Caterina. Non è una lezione, non si tratta di un corso, non è una lezione, sarà, vedetela, un po' come una sorta di chiacchierata, di incontro, di discussione comune su alcuni temi che tuttavia, diciamo, non sono proprio comuni, non sono proprio, diciamo, di facilissimo accesso. Quindi questi incontri
hanno il fine, l'obiettivo di fornire una via d'accesso. Non solo il pensiero di Mario Brignola è anche una via d'accesso alla filosofia contemporanea. Questo gli interessa, perché se fosse soltanto una questione storico-filologica, cioè imparare delle cose su dei testi, tutto sommato sì, ne sapremmo di più, ma insomma no. E la cosa interessante è che il pensiero di Brignola è una finestra sulla filosofia e sull'arte contemporanea, e quindi questo è l'interesse per noi. Per me è stato tante cose, per me è stato in primo luogo un amico, ma su questo diciamo non vorrei soffermarmi molto, anche perché ci prenderebbe molto tempo e non evito anche tutte le cose appunto di cui ha parlato Enea nel video che forse avrete già visto. Io oggi articolerei insomma questa chiacchierata in tre momenti. Il primo, così, è un po' un'introduzione alla filosofia del Novecento, cioè vorrei dire due parole molto in breve, molto in sintesi, sull'orizzonte nel quale il pensiero di Mario è venuto a trovarsi, e quindi dovrò necessariamente parlare un po' di grandi linee, naturalmente, della filosofia, che cosa ne è stato della filosofia nel Novecento. Poi parlerò della lettura di Brignola di un autore molto importante che si chiama Georges Bataille, il cui nome è legato al nome di Mario. Vi dirò poi anche perché, sia da un punto di vista, come dire, della forma, che dal punto di vista del contenuto del pensiero. E infine, terza parte, qualche accenno a questo testo, il Sex Appeal dell'inorganico, che è diventato... Il Sex Appeal dell'inorganico è una frase di Benjamin, lui prende da Benjamin, da quelle pagine che Benjamin dedica alla Parigi capitale del XIX secolo, la merce, il feticcio, e siamo tutti consumatori, quindi siamo tutti rivolti alla merce, come appunto a questo luogo in cui noi immaginiamo che si soddisfino, diciamo, le nostre aspirazioni, i nostri desideri. E Mario Brignola lo trasforma, è un testo effettivamente molto complesso, e quindi una piccola introduzione, forse tipo più famoso di Mario Brignola. Forse dire qualcosa sulla sua struttura può essere utile. Allora, diciamo qualcosa sulla che cosa accade nella filosofia del Novecento. Naturalmente uno che ponesse questa domanda corre il rischio di avanzare pretese un po' da megalomane, cioè l'idea di sintetizzare la filosofia del Novecento in poche battute è qualcosa di insomma, ma naturalmente non ho questa pretesa. Però vorrei, diciamo, la filosofia del Novecento si può accostare per molti sentieri. Io ve ne parlerò molto in sintesi dal sentiero che mi sembra quello decisivo, il sentiero più importante forse, quello che ha dato luogo a tutta una serie di elementi, di figure particolarmente importanti. Questo sentiero è quello nicciano. Cioè Nietzsche muore nel 1900 e apre un'epoca. La filosofia dopo Nietzsche non è la stessa. Non è più i sistemi idealistici, non è più Kant, non è più Hegel, non è più la pretesa di ridurre il reale
dentro una sua conoscibilità concettuale, non c'è più la pretesa di conoscere integralmente attraverso il pensiero il mondo. Qual era la pretesa dei grandi sistemi idealistici? Perché Hegel diceva possiamo capire tutto. Hegel è allievo dell'illuminismo, cioè un figlio dell'illuminismo, l'idea che si possa rischiarare ogni aspetto dell'esperienza. Hegel diceva noi possiamo arrivare a capire tutto, si può dire tutto e comprendere tutto, anche la natura di Dio, vi posso dire i segreti più intimi, le pieghe più intime della mente di Dio. Naturalmente lui quando parlava di Dio non parlava del Dio creatore, ma parlava del Logos, cioè non parlava della... Perché? Da che cosa nasce questa pretesa che a noi oggi sembra piuttosto eccessiva, no? Diciamo così, poiché il mondo e l'esperienza che facciamo del mondo è qualcosa che noi arriviamo a costituire attraverso il linguaggio del pensiero, perché non c'è mondo senza un soggetto che se lo rappresenta, analizzando le leggi che determinano i meccanismi del pensiero, io posso arrivare a comprendere nella sua più intima struttura il mondo e l'esperienza che gli uomini fanno del mondo. Non c'è più niente di segreto, niente di nascosto. Perché è la struttura del logos, inteso come pensiero e come linguaggio, che, diciamo così, ogni possibile interrogativo trova la sua risposta. E da qui la grande affresco hegeliano, il sistema hegeliano, no? La filosofia sistematica, una filosofia nella quale tutto viene spiegato, tutto può essere svelato, messo a nudo, no? La fibra più intima del reale può essere messa a nudo. Perché? Perché la fibra più intima del reale è logos, è ragione, è linguaggio, il mondo è questo. Non c'è un mondo senza l'uomo, il mondo non esisterebbe, non ci sarebbe nessuna idea di mondo, non ci sarebbe nessuna esperienza del mondo, e quindi il mondo non si darebbe. Se c'è il mondo, c'è perché, e perché. Quindi questi grandi progetti e la filosofia, no, dei grandi dell'Ottocento, non c'è neanche, tramonta questa idea, no, della filosofia sistematica, tramonta l'idea anche di una filosofia capace di giudicare se stessa, di erigere un tribunale che giudichi, che diciamo una ragione che si distanzia da sé e che giudica se stessa, giudica addirittura i propri limiti, cioè è capace di guardare se stessa, di penetrare dentro se stessa la ragione, da cogliere persino lì dove la ragione finisce, cioè il proprio limite, no? Questo è l'altro grande affresco, no, kantiano. Ecco, con Nietzsche queste grandi pretese, perché sembra che Kant sia più, diciamo, rispetto a Hegel, no, ai grandi sistemi idealistici, sembra che Kant sia più meno, diciamo, che abbia meno pretese, no? Che abbia queste pretese di assoluto in Kant vengono meno. In realtà non è proprio così, no? Non è proprio così. Sono figure nelle quali si esprime questo senso di conquista, questo senso di l'uomo occidentale, perché naturalmente stiamo parlando della cultura occidentale. L'uomo occidentale ha uno sguardo di apertura e di grande slancio nei confronti di se stesso e nei confronti delle proprie possibilità. La cultura moderna nasce con il Rinascimento, con la scienza moderna, Bacone, 600, e l'idea che l'uomo possa comprendere integralmente il mondo e dominarlo.
la nuova Atlantide di Bacone del 600, cioè noi conosciamo il mondo, conosciamo le leggi, possiamo conoscere le leggi del mondo perché vogliamo dominarlo, perché possiamo farne l'uso che noi decideremo di farne. Ecco la scienza, non il sapere. Bacone diceva, ma il sapere mica è fine a se stesso, il sapere ci serve per padroneggiare la materia del mondo, no? Per farne ciò che la nostra volontà vuole. E da questo slancio, no? Rinascimentale, 500, 600, questa idea, poi mano a mano, no? Sia l'illuminismo, cioè l'idea che appunto l'uomo, che cosa c'è al fondo dell'illuminismo? C'è questo slancio, questa positività, questa idea, l'uomo può camminare sulle sue proprie gambe, non ha più bisogno di un genitore dall'alto che lo guidi, dei sacerdoti, facciamo sparire gli spiriti della foresta, facciamo sparire tutto ciò che intimidiva, che faceva paura l'uomo. L'uomo ormai è diventato adulto, non è più un bambino, non ha più bisogno del Dio Padre che lo tiene per mano. E attraverso la scienza l'uomo è diventato adulto, l'uomo è alla conquista del mondo, vuole dominare il mondo e non c'è più niente che resterà oscuro. Anche questa idea della luce, l'illuminismo rischiara ogni aspetto dell'esperienza, non c'è più niente che rimarrà. È figlio dell'illuminismo in un qualche modo, è anche il positivismo ottocentesco. In fondo, qual è l'idea del positivismo ottocentesco? Qual è l'idea di Comte? È l'idea che, certo, c'è qualcosa che ci resta oscuro, ma a poco lo rischiareremo. Come? Attraverso la ricerca scientifica. La scienza è la risposta a tutte le nostre domande, a tutte le nostre questioni. Il sapere umano può porsi progressivamente verso una sempre maggiore consapevolezza di sé. E consapevolezza di sé significa compiutezza di sé, compiutezza della propria esperienza, arrivare a compiersi come uomo, nella totalità e integrità della propria esperienza. Ora, questo cammino trionfale, diciamo così, no? Che dal Rinascimento, l'età barocca, Cartesio, gli illuministi, progressivamente noi vediamo nella filosofia e nella scienza questa idea che andiamo necessariamente verso un progresso. Perché andiamo verso un progresso? Perché la nostra conoscenza aumenta, perché il nostro sapere aumenta. Aumenta non solo in estensione, ma aumenta anche in profondità, perché l'estensione ci dà una maggiore e più autentica consapevolezza della nostra natura e della nostra, no? L'uomo è diventato adulto, e si muove alla conquista del mondo e di se stesso. Conquistare il mondo significa anche conquistare la nostra vita. Tutto questo ha una brusca cesura con il pensiero nicciano. L'idea del progresso viene smontata, l'idea dei grandi valori, del bene, della giustizia, della verità, tutte queste idee vengono decostruite radicalmente dal pensiero nicciano. Il pensiero nicciano smaschera il Kulturfilister, lo chiamava, cioè questo filisteismo della cultura, no? Per cui la cultura soddisfatta del borghese medio che pensa attraverso la scienza di ampliare il suo raggio d'azione, il suo dominio sul mondo, rassicurato, diciamo, no? Su degli stereotipi poi, no? Che non mettono in discussione la vera natura del suo sapere. Il sapere di cui il borghese medio occidentale di cui si gloria e si mena avanti, in realtà è un insieme di maschere, dice Nietzsche, un insieme di inganni, di illusioni, di
qualcosa che il suo metodo genealogico smantella progressivamente, no? E tutto, lui dice, sotto la critica nicciana cade tutto il soprasensibile. La celebre frase, no, Dio è morto, non è la Gaia Scienza. Cioè, com'è successo che noi abbiamo che noi adesso facciamo a meno di Dio così tranquillamente? Secondo l'ottica del borghese, del positivista, no, del borghese, dice, vabbè, noi Dio l'abbiamo sostituito con un'idea dell'uomo ormai adulto, siamo ormai, no, sulla strada delle nostre conquiste sociali, delle nostre conquiste nell'ambito gnoseologico e via dicendo. Ecco, tutto questo per Nietzsche è qualcosa da smascherare, e tradisce che cosa? Una inconsistenza radicale, un discorso fatto di maschere, fatto di... perché è il sovrasensibile che viene meno, ma per sovrasensibile, dice Nietzsche, non è soltanto Dio. La critica del sovrasensibile, cioè della divisione tra corpo e anima, tra materia e spirito, su cui si è fondato, no, tutta la cultura occidentale, che ha una matrice cristiano-platonica, e quando viene meno il sovrasensibile, non viene meno soltanto l'idea di Dio, ma dobbiamo sottoporre a una critica radicale anche l'idea di bene, di giusto e di vero. Il bene che cos'è? Beh, il bene, no, finora abbiamo detto, il bene è la tolleranza, il venire in soccorso del prossimo, e il bene è no, tutto l'insieme di valori che c'hanno. Nietzsche demolisce, no, attraverso la genealogia della morale, naturalmente non possiamo soffermarci, no, su ogni aspetto, ma anche la verità, l'idea di verità, dov'è la verità? No? Non ci sono fatti, ci sono interpretazioni, dice Nietzsche. Tutte quelle che noi riteniamo delle verità sono posizioni che noi assumiamo in vista di una volontà di potenza, in vista di un nostro interesse particolare. Il problema, dice, è come valutare le diverse volontà di potenza. Qual è il nostro giudizio di valore? Da quale ottica noi esprimiamo la nostra interpretazione del mondo, attraverso la quale poi definiamo il bene, il giusto e il vero? Quindi è un discorso radicale, come potete capire, che demolisce tutta, diciamo così, l'architettonica sulla quale si era fondata tutto il pensiero occidentale. Il Novecento, quindi, non c'è l'idea del progresso è una stupidaggine, è una cosa che va bene e in realtà la volontà di potenza è qualcosa di estremamente inquietante. Non c'è un equilibrio nella volontà. Se voi ci pensate, la volontà di potenza che cos'è? È un costante rimettere in gioco gli equilibri che si sono determinati, perché la volontà di potenza non si acquieta mai, non c'è un punto nel quale la volontà di potenza si fissa, diciamo, no? la sua statica, la sua norma. La volontà di potenza è un continuo incrinare degli equilibri che si sono venuti a formare. E quindi è un'idea in costante divenire, no? È un divenire incessante, un divenire che demolisce le certezze, demolisce tutte quelle sicurezze sulle quali appunto l'uomo occidentale era venuto. E Nietzsche capisce che la cultura è un sistema di protezione e di rassicurazione. Il sapere viene a costituirsi come qualche cosa che ci rassicura, che ci tranquillizza. Da che cosa? Dai nostri timori, no? Dal timore della morte, dalla precarietà costitutiva della vita umana. No? E la cultura, in fondo, è un insieme di norme, di istituzioni che vorrebbero mettere al riparo l'esistenza dell'uomo dai rischi, dai pericoli, dalle minacce, che sono implicite dentro un divenire costante. L'esistenza dell'uomo è un costante divenire, ma il divenire bisogna saperlo reggere,
chi è in grado di reggere? Allora la morale, per esempio, la morale, la critica ricciana, la morale borghese, cristiana, la morale degli schiavi, tutto, no, l'anticristo e via dicendo. Che cos'è che criticavano? Non è tanto appunto il problema del cristianesimo, ma quanto il fatto che fosse una sorta di argine alla potenza della vita stessa, alla potenza innovatrice e rigeneratrice, anche distruttiva della vita stessa. Questa idea di fornire una protezione, una nicchia, un riparo. Ma un musicista, allievo di Schoenberg, che poi, come molti, direi quasi tutti, mi verrebbe da dire, non è stato influenzato da Nietzsche, Anton Webern, dirà: al riparo non c'è bellezza. È una affermazione tipicamente nietzschiana. Che significa al riparo non c'è bellezza? Che uno si può cercare di sopravvivere, può cercare di evitare i rischi, può cercare di crearsi una specie di nicchia, una specie di piccolo nido. Ma che vita farà? Che vita è? Non c'è bellezza. La bellezza c'è quando si accetta il rischio. Cioè quando si accetta la vita, perché la vita è. Ora, naturalmente il discorso sarebbe troppo lungo. Dico che Nietzsche è uno spartiacque. Tutta la filosofia del Novecento e tutta l'arte del Novecento non si capisce se non si è assimilato Nietzsche. Naturalmente poi, certo, il Novecento e tante altre cose, c'è la filosofia analitica, c'è il neocantismo, ma diciamo, se voi volete capire, ecco, l'arte più importante del Novecento, la filosofia più importante del Novecento, se voi volete capire Heidegger, non si capisce senza Nietzsche. Se voi volete capire Husserl, se volete capire Wittgenstein, se volete capire appunto tutte le grandi figure, no, del Novecento, Nietzsche è fondamentale. E Perniola, il pensiero di Perniola, il pensiero di Bataille, sono iscritti nelle linee di questo orizzonte di critica. Che cos'è che si critica? Criticando questa cultura ottimistica del progresso, della fiducia, del soggetto che attraverso la scienza conquista il mondo e lo domina, questa fiducia nel sapere umano. Cioè, fiducia nel fatto che non c'è niente che possa sfuggire al pensiero umano. Pensateci un attimo. Voi dentro di voi adesso voi penserete, vabbè, ma questa è una rotomonta, è una scommessa destinata a fallire. Come fa il pensiero a pensare di poter penetrare ogni cosa? Ci sono delle cose che non riusciamo a pensare, no? E pensatele queste cose che non riusciamo a pensare. Che cos'è che non riusciamo a pensare? È un pensiero, è un'idea quella che non riusciamo a pensare, no? E quindi è della stessa natura del pensiero che cerca di pensarlo. Non è altro dal pensiero. Che cos'è altro? Provatevi a pensare l'altro dal pensiero. È difficile. Perché quando voi provate a pensare l'altro dal pensiero, state pensando qualcosa come altro dal pensiero. Quindi questa fiducia del pensiero in se stesso è qualcosa di, come dire, non è un vezzo, non è una chimera, è qualcosa che appartiene profondamente alla nostra storia. L'uomo occidentale nasce, perché l'uomo occidentale ha preso il sopravvento e il modello occidentale, la civiltà occidentale è diventata la civiltà planetaria. Perché? Perché la scienza occidentale ha avuto la meglio e perché il nostro stile di vita ormai è diventato lo stile di vita universale anche nelle altre parti del mondo. Perché l'uomo occidentale, l'uomo faustiano, Faust di Goethe,
che non si arresta mai, che procede all'infinito, no? Con voracità per aumentare le proprie conoscenze. Perché? Perché dentro di sé è convinto che questo aumento della conoscenza lo porterà a un dominio sempre maggiore, a una penetrazione del mondo sempre maggiore, a una conquista infinita, è la volontà di potenza vicciana, ma una volontà di potenza che è sorretta da questa grande fiducia. Si spezza tutto questo. Il Novecento è lo spezzarsi di questa fiducia. Per esempio, con le due guerre mondiali, no? L'idea che noi fossimo rivolti verso un mondo progressivo, sempre più razionale, sempre migliore, sempre più partecipe, più tollerante, più illuminato, viene, e quindi l'idea del progresso va in fumo, e tutta la filosofia, ad un certo punto, la filosofia del Novecento nasce come una ridefinizione di che cosa? Del fondamento di questa fiducia. In che cosa si fondava questo slancio, questa, no? Che dal Rinascimento, da Bacone, via via, attraverso Kant, Cartesio, no? L'illuminismo. Qual era il punto archimedeo sul quale questa fiducia e questo slancio progressivo verso tempi migliori? L'idea dell'uomo, il subjecto, il soggetto, il fondamento. L'uomo è il fondamento, il soggetto, Cartesio. Di che cosa? Da che cosa posso partire? È da Dio, insomma, però Dio c'è chi lo nega, no? Qual è la certezza più assoluta? Quella che non viene mai meno? Beh, la certezza mia, la certezza di essere io. Questa non me la toglie nessuno. Se penso, sono, e su questa certezza posso edificare un sapere che non viene mai meno. Il subiectum, che significa proprio ciò che giace sotto, ciò che sta sotto, il fondamento. Questo fondamento, il soggetto, l'essere umano come soggetto fondamento, ancora in Cartesio non era pienamente consapevole, ma progressivamente finisce per prendere il posto del fondamento divino. Se per il pensiero medievale, per il pensiero antico, Dio è il fondamento del reale, cioè ciò io posso pensare il reale se lo riconduco al fondamento unitario, assoluto, assoluto da ogni ente molteplice, dalla differenza, da ciò che muta, da ciò che muore, è Dio. L'epoca moderna sostituisce al fondamento divino il soggetto umano, l'uomo, il soggetto. Il soggetto. C'è un mondo perché c'è un soggetto che se lo rappresenta. È il soggetto che determina la realtà del mondo. Dove c'è realtà? Dove si dà realtà se non c'è un soggetto che la pone come reale? Ecco, questo soggetto fondamento viene demolito, diciamo così, adesso insomma, tanto per stiamo sintetizzando, dal pensiero nicciano. L'io è un'illusione, anche l'io è un'illusione, dice Nietzsche, no? Perché? Perché l'io pensa di consistere, no? E trova nella coscienza il suo punto, ma la coscienza, dice Nietzsche, è soltanto una fra le componenti del mio organismo, anzi neanche la più importante. Sono le forze, gli impulsi, ciò che mi muove, ciò che non conosco, che la coscienza non conosce e da cui la coscienza è mossa senza, involontariamente. Prima di Freud, no? Prima di Freud, Nietzsche. E quindi l'io dove sta? Dov'è? Se la coscienza non è che questa specie di cifrario più o meno inconsapevole degli impulsi. E dove sta l'io? Dov'è? Il mio io dov'è? Se quello che mi muove sono forze, sono pulsioni che neanche conosco, o di cui ho una vaghissima conoscenza, dove sto? Dove sono? Dove? Quindi alla critica nicciana non si sottrae, il primo colpo, diciamo, no, è proprio il soggetto.
il soggetto umano come fondamento del reale, che era la base per le conquiste, no? Magnifiche e progressive, le sorti magnifiche e progressive che il 700 e l'800 ancora ritengono. Con il 900 tutto questo viene meno. Quindi viene meno in primo luogo l'idea del soggetto. Il soggetto è un soggetto diviso, plurale. No, se voi pensate ai grandi romanzi, no, della prima metà del Novecento, che è un'epoca, è molto più della seconda metà del Novecento. Nella prima metà del Novecento ci sono dei geni assoluti nella filosofia, nell'arte, nella pittura, no? Voi pensate soltanto a un romanzo come L'uomo senza qualità di Musil, o all'opera di Kafka, per esempio, no? O lo stesso Proust, no? Figure come appunto come Heidegger, no? Come queste grandi. E lì che cosa si manifesta? Proprio questo incrinarsi della unità e saldezza dell'io. Questo io plurale, su cui poi negli ultimi decenni, un po' in ritardo, ha insistito una certa cultura filosofica italiana, in ritardo di 70-80 anni, continuavano a dire che l'io era plurale, l'io era diviso, no? Il pensiero debole, non c'è più il soggetto fondamento. È d'accordo, vabbè, è un secolo. Voi continuate a dire che appunto c'è il soggetto plurale, il soggetto diviso. Benissimo, il problema non è tanto e dire adesso che fare, che ne facciamo, è lì che dovete, no, misurarvi, cioè che cosa implica da un punto di vista etico il soggetto diviso, è lì che dovete rispondere. Non dovete continuare a dire che il soggetto è diviso, sì, lo sappiamo, il soggetto è diviso, il soggetto, la coscienza, benissimo, ma insomma l'abbiamo capito, no? Adesso si tratta di pensare nuove forme di esperienza, anche da un punto di vista etico. Chi prende le decisioni? Se in un soggetto diviso, chi decide? Per esempio, no? Possiamo fare a meno di un soggetto decidente? Allora in che senso? Bene, ho visto che la prima parte si è un po', insomma, d'altra parte è un po' una sintesi, capite che insomma, non, per quanto sintesi brutale, non poteva... Mario Brugnola, la prima, diciamo così, l'opera che lo pone all'attenzione della cultura filosofica italiana è gli scritti su Georges Bataille. Per Brugnola sceglie di introdurre nella cultura filosofica italiana un personaggio, una figura come Georges Bataille. È una figura estremamente eccentrica, estremamente anti-accademica, Georges Bataille. È una figura... Voi nei manuali di filosofia spesso non lo trovate, Bataille, tanto per... Perché è una figura radicalmente. Georges Bataille ha scritto, per esempio, per farvi capire, insomma, ha scritto dei libri erotici che hanno suscitato scandalo quando sono apparsi, naturalmente. Poi però che è successo? Che su questi libri erotici hanno scritto Derrida, Foucault, Blanchot, Grossowski. A un certo punto hanno dovuto, un po' come per Sade, è finito per la Gallimard negli anni 70, come aveva fatto prima per De Sade, ha scritto anche su Bataille le opere complete di Gallimard, è diventato un classico. Ma è un pensiero radicalmente, come dire, eccentrico rispetto alla filosofia. Per questo ho parlato prima, ho insistito molto su Nietzsche, perché Bataille ha molto a che vedere con Nietzsche. Su questo non sono d'accordo su una cosa che diceva Mario, per esempio. Mario Brugnola diceva, sì, Bataille ha scritto un libro su Nietzsche, però non, in fondo non ne dà un'interpretazione, gli interessa più il pensiero, la vita di Nietzsche, da un punto di vista umano. Questo è vero, però a mio avviso
tutto Bataille, non si capisce se non si capisce, tutto il pensiero batailiano è nicciano al fondo, a mio avviso. Cioè non, cosa possiamo dire di estremamente sintetico? A me colpì molto, io ero uno studente, poi diventai amico di Mario e poi abbiamo, insomma, per 40 anni, anche perché stavamo nella stessa università, a Tor Vergata, quindi io ancora neolaureato, lui era già un professore, e mi colpì molto che lui avesse scritto su Bataille, perché Bataille fa una grande impressione sui giovani. Perché? Perché è un autore, è il tipico autore della giovinezza, Bataille, perché è l'autore del dispendio, della sovranità, adesso diremo due parole molto, molto, molto in breve. Colpisce molto il giovane, perché il giovane non pensa a conservarsi, non pensa a risparmiare, non pensa alla pensione, non pensa a... pensa al presente, all'attimo, no? E vende il giovane questa idea del darsi, no? del dispendio, no? del non calcolare, non calcolare in vista di, che è l'atteggiamento per Bataille proprio del borghese, no? Il borghese pensa in vista di un obiettivo, in vista di uno scopo. Ma c'è nella vita anche un insensato, anzi anche un senza scopo, che è il dispendio immediato, è lo svenarsi, no? Da un punto di vista psichico e fisico, sul quale lui mette l'accento. E che sono per Bataille quei rarissimi momenti che lui definisce di sovranità. Diciamo così, per Bataille l'uomo è essenzialmente legato a dei comportamenti che da un punto di vista nicciano potremmo definire gregari. La società da noi vuole determinati atteggiamenti, richiede determinate prestazioni. Ed è un continuo rinviare il momento, direbbe, no? Direbbe Freud, il momento del piacere. Il disagio della civiltà, è rinviare il piacere in vista di un piacere successivo. Ora, il pensiero di Bataille, perché appunto, per ritornare a prima, scrisse, George Bataille è negativo, e questo mi colpì molto, perché subito Mario per me, ebbe una grande stima, perché nessuno scriveva ancora su Bataille, poi dopo naturalmente sono arrivati i libri, su un autore così maledetto, così difficile, così, no? L'autore del dispendio, e lui ebbe l'intuizione e il coraggio di scrivere George Bataille nel negativo. Bataille è un autore che si forma nei primi anni del Novecento in Francia, assiste alle lezioni di Gogev, dunque assimila il discorso hegeliano, ma del discorso hegeliano assimila appunto il negativo. Che cos'è il negativo? In Hegel il negativo è la trasformazione del reale, il dato. Io trasformo, cioè vivere e trasformare il dato, assimilarlo, negarlo. Non possiamo non farlo, no? Per farvi un esempio, per farvi capire, il bambino cresce nella famiglia, diventa adolescente, ma a un certo punto deve negare la famiglia, cioè la deve lasciare, la deve sostituire con altro, deve prendere le distanze, la deve superare la propria famiglia. È una negazione. Così come il dato, se io mi nutro di qualcosa, la devo negare. Perché? Perché la distruggo. Se ho di fronte una mela, mangiare la mela, assimilarla, significa anche negarla. Quindi è questa continua, no? È il lavoro, è la continua trasformazione, è la negazione del reale. Ma mentre Hegel tutto questo processo di negazione
è rivolto poi alla sintesi, cioè all'acquisizione progressiva di un sapere, di una capacità, di una padronanza del mondo. In battaglia il negativo resta tale, cioè il negativo è l'espressione, è il momento di che cosa? Di una sovranità, e il disperdersi sovranamente, senza calcolare, senza un fine, senza un obiettivo, senza il calcolo, senza il pensare al domani, senza pensare lo faccio perché poi ne avrò un vantaggio, che poi è il modo comune, no? Tutti quanti noi nel nostro quotidiano abbiamo a che fare, noi pensiamo e calcoliamo, chi è che non calcola? No? Il ragazzo che va a scuola perché poi si deve laurearsi, si laurea per trovare un lavoro, e trova un lavoro perché ha bisogno di sostentarsi, ha bisogno di sostentarsi perché poi vuole creare una famiglia, magari vuole, no? È tutto in funzione di... Per cui il presente viene sacrificato ad un futuro che non c'è. Noi facciamo sempre, tutte le cose che facciamo, le facciamo sempre in prospettiva del domani, del come saremo domani, e sacrifichiamo il presente, perché il presente ci vede come dei servitori, come dei camerieri che corrono, no? Di qua e di là ci sono degli ordini, no? E noi subito corriamo da una parte all'altra e serviamo, non siamo mai sovrani. Non siamo... Che cos'è la sovranità? E Bataille scrive, no, sulla sovranità. La sovranità è essere qui, ora, e compiere il presente, viverlo fino in fondo, no? Cioè, essere sovrani, no? Nell'ora, darsi integralmente, senza, no? Senza questa idea borghese dell'accumulo, del risparmio, della giudiziosità, dell'essere giudiziosi, dell'essere... No, che ci hanno sempre insegnati da piccolo, e bisogna sempre mettere da parte per poi, per un domani chimerico, perché poi il domani non arriva mai, non c'è mai il momento in cui noi ci conquistiamo, arriviamo a noi stessi. Quando arriviamo a noi stessi, poi a un certo punto ci scopriamo già vecchi, è tutto finito, il gioco è finito. Noi abbiamo rinviato sempre, di volta in volta, sempre da servitori, sempre da, no, da faccendieri, sempre da schiavi in fondo, no? Sempre di altro, o della società, o dei nostri... Possiamo anche essere schiavi della nostra, no, dei nostri presunti obiettivi. Ecco, allora Bataille si fissa su quei rari momenti in cui invece la sovranità si dà. Sono, per esempio, lui parla dell'estasi, del momento estatico, l'estasi, cioè lo star fuori di sé, che può essere l'erotismo, può essere il riso, può essere le lacrime, può essere adesso non c'è tempo, ma insomma lui si parla in determinati libri del potlatch, cioè di questa abitudine in alcune popolazioni arcaiche in cui, diciamo, per manifestare la propria superiorità rispetto all'altro si bruciavano i propri beni, si consumavano i propri beni, no? E il consumarsi, e il re a cui veniva, no, offerto questa sorta di consumazione, replicava con una consumazione ancora maggiore. Cioè bruciava e disperdeva, no? E cioè ho qualcosa ma lo brucio, è la nobiltà del non calcolare, del non trattenere, del non... Ora, adesso naturalmente non possiamo, ma questo libro, appunto, Giorgio Dario il negativo, per me è il più bel libro che sia stato scritto in Italia su Georges Bataille, perché è molto chiaro e mette in luce con grande chiarezza il rapporto fra Hegel e Bataille, la critica di Bataille a Hegel e
allo stile di vita borghese, se vogliamo, no? a questa idea. Naturalmente, intendiamoci, Bataille è pienamente consapevole che il dispendio e la sovranità non possono essere delle alternative al mondo diurno, al mondo quotidiano, al mondo servile, al mondo del calcolo. Lui sa benissimo che il mondo del calcolo riprende il sopravvento. Sono attimi miracolosi, sono l'attimo del dispendio, l'attimo della sovranità, è un attimo, è un momento. Ma chi saprebbe mantenersi? Anche qui un motivo nicciano. Come voi sapete, Nietzsche non vi dà una scala dei valori, non dice questo è buono, quello è giù, no, vi dice, parla dell'alta tonalità dell'anima. Che cos'è l'alta tonalità dell'anima? È qualcosa di simile al momento della sovranità in Bataille, cioè l'alta sovranità dell'anima sono quei rarissimi momenti in cui ci capita di pensare, o perché stiamo ascoltando una musica, o perché siamo in un momento particolare della nostra vita, casualmente ci capita di pensare, ecco, io sono questo. È un sentimento di noi nel quale ci sembra di essere noi stessi. Può durare un minuto, 30 secondi, no? Poi magari sfuma. Dico, ecco, io sono questo. Ma perché non sono questo mai? E sono sempre altro. Mi metto delle maschere, divento, che ne so, il funzionario, il padre, il cugino, il fratello, l'amico, no? E non sono mai io. Io sono questo. Dovrei permanere in questo, perché questa è la mia verità, è il mio modo d'essere, l'alta tonalità dell'anima. E diceva Nietzsche, non è tanto raggiungere l'alta tonalità dell'anima, cioè io giudico gli uomini in base alla capacità di sapersi mantenere nell'alta tonalità dell'anima. Ma chi si sa mantenere nell'alta tonalità? Chi riesce a mantenersi? Perché poi la vita è relazione, la vita è andare a lavoro, la vita è alzarsi la mattina, prendere il mezzo, andare a lavorare e magari incontrare delle persone che non vorremmo incontrare perché ci sono antipatico, perché le giudichiamo, e dobbiamo fare i conti con questo. Chi? Allora, ecco, la sovranità per Bataille. Bataille non era così ingenuo da pensare, no? Trasformiamo la vita, diventiamo tutti sovrani e facciamo tutti ciò che ci pare liberamente, intensamente, totalmente. Evidentemente non è, sa benissimo che poi, ma in quei momenti ci rivelano la nostra vera essenza, che è l'essenza, dice, per farvi, insomma, un'immagine molto cara a Bataille, è il sole disperde energia e luce e calore, ma lo disperde a quale fine? Ed è tutto insensato. La vita è un dispendio insensato di energia, di calore, di luce. Quando qualcuno riesce a farlo, ecco che è più vicino alla sorgente vitale. L'esperienza per Bataille, non tutte le esperienze sono equivalenti. L'esperienza della sovranità è superiore perché? Perché è più vicino alla mia matrice. Ecco l'alta tonalità dell'animo nicciano. Cioè io mi sento molto più prossimo a quello che sono, piuttosto che quando, che ne so, sto fra gli altri, indosso una mano, faccio il, no? Quello che la società vuole che io sia. Tutti i lavori sono servili da questo. Non c'è un lavoro, anche il Presidente della Repubblica è un servo da questo punto di vista. Ora, io a questo punto dovrei dire anche qualcosa sul sex appeal dell'inorganico, e cercherò, sul terzo punto finale, cercherò di sintetizzare ancora più brutalmente rispetto a quanto abbia fatto finora. Finora sono stato brutale, sono stato molto, diciamo, adesso lo sarò ancora di più, perché non voglio parlare ore, non vi voglio annoiare troppo, poi magari sarebbe anche bello se ci fosse un dialogo. Vi dico qualcosa sul sex appeal dell'inorganico,
che però è in linea rispetto a quello che abbiamo detto sulla filosofia del Novecento e su quello che abbiamo detto su Bataille. È molto in linea. Perché? Perché si tratta di un libro che decostruisce l'idea di soggetto. Soggetto fondamento, vi ricordate, no? Noi abbiamo un'idea del reale e del mondo a partire dall'idea dell'uomo. Tutti quanti noi abbiamo un'idea dell'uomo che si è affermata, e l'uomo come appunto colui che decide del proprio destino, l'uomo che vuole e che determina il mondo che lo circonda. Ora, abbiamo detto che sia in Nietzsche che in Bataille si decostruisce questa idea di soggetto. Per esempio, in Bataille, per esempio, perché l'erotismo è una chiave d'accesso, per esempio, per Bataille importante al momento della sovranità? Perché io nell'erotismo non sono più. L'erotismo naturalmente non è la procreazione, non è questo do ut des che in genere è il rapporto sessuale. Il rapporto sessuale è una specie di patto generalmente che si fa: io ti do questo, tu mi dai quell'altro, spesso marito e moglie, ti offro questo, però guarda che attenzione, perché io in cambio voglio quest'altro, cioè, te lo dico chiaramente, mettiamo le cose in chiaro, patti chiari, amici, è sempre un do, è sempre un patto, un calcolo, e lì l'erotismo non è questo. L'erotismo è entrare in continuità. E si entra in comunicazione, in continuità, come attraverso un'apertura, una ferita, un lasciarsi aprire ad un'esperienza che è l'esperienza nella quale io mi perdo come io, no? Sono qualcosa in più. Quindi, ecco, qualcosa del genere noi lo ritroviamo anche nel sex appeal dell'inorganico. Nel sex appeal dell'inorganico fondamentalmente noi abbiamo. È un testo a prima vista complesso, però che si può capire, diciamo, più facilmente se lo si suddivide in due grandi aree. Cioè quella della soggettività tradizionale, dell'uomo così come è concepito abitualmente. E poi invece di una soggettività, appunto, del sex appeal inorganico totalmente dislocata rispetto a questa. Che cosa abbiamo dalla prima parte? La visione dell'uomo tradizionale, no? E abbiamo, da una parte, c'è un movimento verticale. L'uomo si può innalzare fino alla sublimità, no? Degli angeli, di Dio, del bene, oppure, sempre in verticale, può scendere in basso nell'animalità o nella follia. L'animale è la bassura dell'umano, cioè è ciò, il luogo da cui lui proviene, da cui si guarda bene sempre, no? Di avvicinarsi, e però è sempre il rischio, no? Dell'animalità. Noi quando vogliamo giudicare male qualcuno diciamo sei un animale, cioè sei sceso in basso, no? Mentre invece il fine dell'uomo è elevarsi spiritualmente, no? Elevarsi il bene, il bello e via dicendo. Questo movimento verticale di ascensione può naturalmente può anche prevedere, l'abbiamo detto, nel porsi del soggetto al posto di Dio. Sostanzialmente il soggetto cerca l'autonomia dai demoni, dagli spiriti, tutto ciò che gli incuteva terrore, tutto ciò che gli incuteva paura. Ad un certo punto si libera anche dall'idea di Dio, no? E diventa il soggetto. Qual è il sentimento fondamentale? Il sentimento fondamentale è il sentimento della sua irriducibilità. Io sono io, non sono nessun altro. No? Sono qualcosa che non è replicabile. Che cosa esprime il soggetto? I suoi stati d'animo, attraverso la poesia, no? I suoi sentimenti. Esprime il suo sentire, esprime ciò che è interiore, attraverso l'arte, la poesia, il cinema, via dicendo.
La sessualità, questo soggetto la vive appunto quello che dicevo prima, no? C'è una specie di patteggiamento, do ut des, fra individui che si rispettano, autonomi, no? Il fine naturalmente il piacere, l'orgasmo e via dicendo. Naturalmente, ecco, questo è appunto, c'è la l'ammirazione della bellezza del corpo. Vive nell'opposizione anima e corpo, ma nello stesso tempo rivaluta il corpo. Il Novecento è la rivalutazione nicciana, no, del corpo. Il corpo va nutrito, va allenato, il corpo, noi siamo il nostro corpo, via dicendo. Il decisivo della sua vita interiore naturalmente è la nozione di tempo. Il tempo è fondamentale, perché il tempo è ciò che noi abbiamo e ciò che dobbiamo gestire. E il tempo che si perde, che quindi, insomma, il tempo è prezioso, come suol dirsi. E ciò che il soggetto ha è la vita, è il tutto che si contrappone al nulla della morte. Questo atteggiamento, questo soggetto gravita intorno alla sua coscienza, che è il luogo nel quale lui si riconosce, è il luogo della sua identità. Fondamentalmente, insomma, è un soggetto che noi riconosciamo, cioè familiare, un soggetto al quale tutti quanti noi pensiamo quando pensiamo all'essere umano. Cosa ci propone invece dall'altra parte, disorientando Mario Bernione? Che cos'è il sex appeal dell'inorganico? Che tipo di umanità diversa nel solco nicciano e batadiano lui ci propone? Beh, anzitutto non è più un movimento verticale, Dio-animale, ma abbiamo un movimento orizzontale, uomo-cosa. Una cosa che lui dice, una cosa senziente. Che significa una cosa senziente? Che come posso pensare che questa bottiglia senta qualcosa? O che io sia simile a un oggetto? Che senso può avere una cosa del genere? A prima vista è tutto insensato, no? Lui parla, dice, di un transito, transitare dallo stesso, come se io avessi una familiarità con le cose, con la materia. Io posso incidere la materia, e certo la materia è senziente da quel punto di vista, ma io penso alla mia, no, superiorità rispetto alle cose. E invece, Bernola parla di un'esperienza impersonale di un soggetto trasformato in una cosa senziente. Che potrà significare una cosa senziente? Per Bernola è una trasgressione, e questa incarna la massima trasgressione. In che cosa consiste questa trasgressione? La fuoriuscita dal soggetto individuale, la fuoriuscita da me. Io devo uscire da me stesso. Proprio per tutto quello che abbiamo detto, proprio per la critica alla soggettività, intesa nel senso canonico e tradizionale del termine, Bernola è uno dei pochi che prova una strada. Mentre la maggior parte continua a dire con questa solfa, no, della crisi del soggetto che sentiamo da 40 anni, no? La crisi del soggetto, soggetto debole, soggetto non è più soggetto fondamento, soggetto... ho capito, no? Mi dite che cos'è, che, cioè, io vorrei sapere, un passo, fate un passo avanti, no? Per me non l'ha fatto qui. Certo, in una forma che può apparire sicuramente piuttosto sconcertante, no? Un'esperienza, lui dice, generata da una nuova alleanza tra sessualità e filosofia. Che significa? Lui parla di una sessualità non intesa come armonia generata dalla tensione degli opposti, maschile e femminile, non generata dalla dualità maschile e femminile. La forza attrattiva non è né spirituale, l'eros platonico, né animale. Piuttosto, dice, proviamo a pensare alla calamita, cioè proviamo a pensare a degli elementi che si attraggono secondo una chimica
E ricordate le affinità elettive di Goethe, no? C'è qualcosa. Una sessualità neutra. Che significa sessualità? Noi pensiamo a maschile e femminile, o anche sicuramente alle altre figure, no? Anche le... Ma che significa neutra? Significa che si offre una dimensione impersonale, impersonale, quindi io cesso di essere io, del darsi come una cosa che sente, una cosa che sta sentendo. Cioè io mi riduco al mio sentire, al mio sentimento. Mi do come una cosa che sente e prendo una cosa che sente. In una dimensione postumana, quindi superamento del soggetto, della soggettività. Che cos'è questo postumano? Noi abbiamo sentito parlare, noi sentiamo intelligenza artificiale, realtà virtuale, ormai ci siamo vicini, no? Al postumano, che viene declinato in mille modi, sarebbe un discorso. Naturalmente. Qui Bernola è un po' in anticipo, no? Sui tempi dice... postumano come privilegio dello spazio piuttosto che il tempo, e sperimento il mio corpo, e il mio corpo non come qualche cosa che discende dalla coscienza, ma come qualche cosa che rinvia a una piega, a un tessuto artificiale, a un rivestimento, a un esteriore, no? Corpo che è sempre disponibile, sempre aperto, sempre poroso, no? All'influsso dell'altro, un neutro che è anonimo, non sono più io, che tuttavia garantisce un'eccitazione costante, sempre in transito. Concludiamo, perché adesso il tempo, a proposito del tempo, ma insomma, mi rendo conto che sono affermazioni piuttosto sconcertanti. Poniamoci un'ultima questione: perché porre l'accento sul sentire della cosa? Una cosa non sente, che può sentire questa bottiglietta, questo orologio? Che cosa può sentire? Perché Bernola parla di questo? Suscitando naturalmente, un testo che ha suscitato molta, molta curiosità, molta... perché? Perché il sentire, il patire della cosa, non le appartiene, non appartiene alla cosa, il sentire. E quindi per me la pensa un sentire che non mi appartenga come soggetto, individuo, che non mi appartenga, ma che sia qualcosa di neutro, come se io mi lasciassi andare e facessi un'esperienza dell'aldilà di me. Una alienazione, una dislocazione del sentire. Un sentire deumanizzato in un certo senso, reso autonomo dall'uomo. Quindi vedete, non è più l'ego, l'io, fondamento del reale, il fondamento in base al quale si dà la realtà del reale. Cosa decide se qualcosa è reale o no? Cosa distingue il sogno, la chimera dalla realtà? L'io, il soggetto fondamento. L'io. L'io in questa tradizione. Qui i confini sono molto più sfumati. Tutto diventa più incerto. Ripeto, forse a questo punto può essere chiaro perché è essenziale la critica nicciana. Perché è un discorso che passa attraverso Nietzsche e Bataille. La tensione dell'organico verso l'inorganico, che per Bernola equivale a un'estensione della sessualità al di là della vita stessa, nel mantenimento di tutti i magnetismi, energie e attrazioni. Cioè è una dimensione difficile da pensare, sconcertante, ma che a mio avviso ha il merito di tentare di tradurre in qualcosa ciò che il pensiero contemporaneo ha elaborato. Fare filosofia che significa?
Significa saperne di più, essere più eruditi, conoscere il pensiero di Kant e di Hegel? No. Non è acquisire un bagaglio di nozioni storico-filologiche, che mi importa? Io posso essere una biblioteca ambulante, ma essere lo stesso scemo di prima, lo stesso stupido di prima. La filosofia è rispondere ai propri problemi, dare una risposta ai propri quesiti, che riguardano la mia vita. Che cosa devo fare oggi? Come devo vivere? Questo è il pensiero filosofico. E quindi dire che l'io è diviso, l'io è plurale, che non è più l'io, se resta un discorso puramente concettuale, e poi io però vivo la mia vita esattamente come la vivevo prima, ma che me ne faccio? Che so qual è la moda, il pensiero alla moda, so che è come, no, i pantaloni vanno in modo, la giacca vanno corta, lunga, ma che me ne faccio? La filosofia io devo risolvere. E di problemi ne abbiamo, tutti ne abbiamo, sono problemi che riguardano la nostra vita, cioè il senso da dare alle cose che facciamo. E se non lo facciamo, vedete che significa essere un filosofo dall'essere un semplice studioso, un repertoriare pensieri. Mario Vergnone era un filosofo, perché? Perché per quello che ho detto finora. Perché ha tentato di tradurre in concreto che cosa significava la crisi del soggetto. Ma posso parlare di crisi del soggetto, come fanno tanti, ma posso parlare di crisi del soggetto all'infinito, per infinite variabili, varianti, e poi vivere come sempre, vivere come vivono tutti gli altri. Cioè, in che cosa si distingue un filosofo da un funzionario, da un impiegato al catasto, con tutto il rispetto per gli impiegati al catasto, che magari sono molto più, no? Che cosa, dov'è la differenza? Io la voglio vedere la differenza. Nietzsche ritorna, no? La filosofia nella tragica dei greci. I greci erano filosofi che facevano vedere in concreto nella loro vita la loro filosofia, ne rispondevano, e Vergnone ne ha risposto, perché chi lo frequentava, lui aveva tanti aspetti, adesso, però c'era qualcosa anche nella sua vita che rifletteva il suo pensiero. Grazie, mi fermo qui, ne ho parlato anche troppo.